Buona giornata a tutti, chi vi parla Salve a Claudio tutti. Simeoni insieme a Francesco e ad altri personaggi qui in radio. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, ogni giovedì io e Francesco siamo qui in agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, saremo sempre qui per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Oh, anche su internet che ci sono i siti, perciò chi vuole tramite i motori di ricerca ci trova facilmente. Chi usa Alta Vista scrive Studi Politeisti, usciamo noi in serie. Perciò anche su Virgilio, no? Dappertutto, ormai insomma. I più grossi ci siamo, perciò non c'è problema. Ormai stiamo uscendo da quello che è l'ambito veneto, staremo a vedere cosa succede. Allora, ecco, ricordo una cosa, visto che siamo di corso su internet, che esiste anche una lista di discussione che sta avviando anche con altri pagani in giro per l'Italia e che da alcune settimane è stato attivato l'archivio di tutte le discussioni fatte sulla lista di discussione. Perciò uno che vuole vedere le varie discussioni che si stanno facendo sul paganesimo con gente di tutta Italia può collegarsi alla pagina della lista di discussione e vedere tutto l'archivio delle discussioni che si stanno facendo in corso in ogni momento. Di conseguenza è anche una fonte di informazione, perché si scambiano indirizzi, coordinate, riferimenti vari, ed può essere anche interessante questo. Sì. Bene. Allora, la lista di discussione è internet, serve per tutti, quelli che vogliono collegarsi, mettersi in contatto, eccetera. Serve a noi per diffondere il pensiero fuori dell'ambito della radio, diciamo così, dove la radio arriva, però le cose non sono molto diverse da quelle che sentite, sì, in radio. Esatto. Cioè, già in radio avete le cose. Certo che se uno vuole cose scritte, vuole stamparsi dei pezzi, vuole riprodursi qualcosa in stampante, va in internet e senza dover avere bisogno di spese di francobolli, sono là. No, più che di spese di francobolli, per non farsi sapere che lui è interessato a ste cose. Sì, cioè, ma perché ormai io vedo che ad esempio ci sono, ad esempio, gente che non conoscevo neanche, che si sono iscritte alla lista di discussione, si scaricano materiale, mandano messaggi, mandano comunicati. Perciò insomma c'è addirittura gente che si è registrata con pseudonimi, può benissimo farlo. D'altronde non si chiede né la carta d'identità, non si chiede nessun documento, la discussione è libera, perciò uno vuole che abbia anche una falsa identità e vuole partecipare alla discussione, lo può fare, insomma. Certo. Ecco, logicamente noi abbiamo il controllo, l'amministrazione della mailing list, se qualcuno si comporta scorrettamente lo cancelliamo. No, cioè, io non vorrei arrivare a questo livello, però siccome è libera, una volta che qualcuno non voglia fare il sabotatore, perché al limite a quel punto l'istituto interviene e lo dipenda. Sì, una volta io avevo il problema, no, di controllare le intenzioni delle persone, in realtà non serve assolutamente niente. Sì, no, ma infatti non serve di controllare. Il pensiero deve essere in grado di tagliare fuori le persone che non sono intenzionate a costo di, cioè, sia il pensiero, sia il nostro comportamento, sia il nostro modo di essere. Cioè, se queste cose non hanno un potere in se stesso, cioè non hanno il potere di selezionare esse stesse le persone, cioè le loro intenzioni, il loro modo di essere, il loro modo di affrontare la vita, no? Allora siamo sconfitti, per cui a noi non ce ne frega più niente. Cioè, una volta io per esempio guardavo gli aloni delle persone, cercavo di comprendere lo stato d'animo e come si presentavano, in realtà non serve assolutamente niente, cioè, non serve niente, perché il pensiero stesso deve tagliare fuori le persone, cioè deve selezionare le persone che arrivano, cioè l'intento puro deve essere dato dal pensiero. Cioè, beh, le idee sono valide, si presteranno da sole, esatto. Non hanno bisogno di custodi, di guardiani o di altre gente che li faccia da guardia. Dopodiché, cioè, l'idea si difende da sola. Dopodiché noi difenderemo i principi. Sì, beh, noi, io lo parlavo non del custodio, punto di vista dell'idea, ma da solo della gestione tecnica della cosa, nel senso che sarebbe assurdo che qualcuno mi mandasse le preghiere a Gesù Cristo, che lo trovo da spazzatura, o che mi mandasse l'invocazione alla Madonna, che trovo da patomiera, insomma. Sì, sì. Allora, a questo punto, se qualcuno dovesse mandare alla mailing list cavolate del genere, io trovo assurdo che ci sia un dibattito del genere, e lo tagliamo, insomma. Bene. Una cosetta per completare la trasmissione della volta scorsa, prima di tutto, no? Siccome ogni tanto io leggo i giornali, qualche volta, mica sempre, su sabato 7 agosto 1999, il signor Faraon, ve lo ricordate? Quello dell'Aris, quello del Cris, quel buon avvocato, e la condanna è stata confermata da Cassazione. Sentenza di condanna per truffa. Cosa aveva fatto sto Faraon? Aveva approfittato come avvocato di alcuni clienti in difficoltà per rubargli la casa, per portargli via la casa. Truffa aggravata, l'accusa di ingiusto profitto per l'avvocato Faraon, con la conseguenza e conferma della condanna.
stabilita dai giudici della città lagunare per truffa, con l'aggravante derivata dall'essere esercente la professione di avvocato è incaricato di prestare la propria consulenza professionale ai propri clienti. Ora, un personaggio del genere che si presti a sequestro di persona, a ruberie, a fare con la scusa di dare la caccia alle sette, di fare questi, come si chiamano, i deprogrammatori, no? È normale. Cioè, questi qua sono una banda di delinquenti che hanno un solo scopo, la devastazione del sistema sociale. Questo è il loro scopo. Per cui l'Ares, il CRES, il CEST, sono delle organizzazioni a delinquere che hanno un solo scopo: aiutare Wojtyla a stuprare bambini mettendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è ciò che è l'Ares. Se poi l'Ares non gli va bene, possiamo sempre confrontarsi in qualunque tribunale. Va bene? Sì. Quando vogliono. Bon. Detto questo, passiamo ai nostri oracoli caldaici. Nostri oracoli caldaici che, nonostante le ferie, portiamo avanti. E siamo arrivati all'oracolo 69. L'oracolo 69, oggi andremo avanti un po' di oracoli e poi continueremo la trasmissione in maniera abbastanza normale. L'oracolo 69, il frammento 69 degli oracoli caldaici è Mimesis del Nous, ma ciò che ne scaturisce qualcosa di corporeo contiene. Tutto qua. Minesi nel linguaggio platonico significa imitazione. Imitazione del Nous. Vi ricordo che cos'è il Nous, tanto per quelli che non hanno seguito attentamente, vi ricordo che se non avete seguito attentamente gli oracoli caldaici perdete il senso. Il Nous è il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, modo di pensare, giudicare, il sentimento, l'intuire, il sentire. Sì, c'ho dietro di me qualcuno che conosce il greco che mi dice: non si dice Nous, si dice Nous. Ma io ho usato Nous fin dall'inizio, continuerò a dire Nous, sbagliando, toppando, prendendomi le bestemmie. È una lentezza poetica, dai. No, è un errore, cioè è un errore di uno che è culturalmente ignorante e che, nonostante sia culturalmente ignorante, fa della stregoneria. E questo è normalissimo, queste cose. Cioè, non pretendo di avere quella cultura che non ho, capisci? Non è mia, insomma. Sì, beh, poi non, insomma, per realizzare se stessi non è necessario essere degli intellettuali. No, è importante arrivare alla cultura, però tutte quelle che sono le finezze, tutto quello che è il cappello di insieme, diciamo così, delle cose, è anche la sostanza delle cose che è quella che è fondamentale, certo. È sempre la sostanza. Cioè, bene o male, insomma, uno che si fa 5 anni di greco, capisci che deve avere una preparazione del greco che non ha uno che non ha fatto 5 anni di greco. Cioè, quando ma, io riesco a capire il significato. Sì, però parole. io da, per l'esperienza non ho mai visto grandi pagani che uscissero dal liceo classico. Io infatti sono ragioniere. Vabbè. Allora, mimesi significa, quando io uso il termine mimesi, significa imitazione. Ok? E nous è il pensiero, l'intento, lo scopo, l'intendimento, eccetera. Dunque, se equivale al frammento 68, il nous universale viene costruito dal nous formato dalle singole coscienze di sé. Le coscienze di sé costruiscono se stesse, costruiscono il loro nous. Quel nous non è il nous universale, ma concorre al gioco per la costruzione del nous universale. Mimesi del nous universale, cioè imitazione del nous universale, ma è base e costruzione del nous universale. Il nous delle singole coscienze di sé è il nous in espansione. Ogni coscienza di sé costruisce la sua specificità del nous, del suo pensiero, della sua intenzione, del suo progetto, del suo scopo, del suo intendimento, del suo modo di pensare, del suo modo di giudicare, del suo sentire, del suo intuire. E quel nous partecipa nella sua specificità e nelle determinazioni della specie a cui appartiene, concorrendo a formare la coscienza universale. Ogni nous di ogni coscienza di sé è mimesi della coscienza di sé universo, fine e terminius dell'esistente. Cioè, quando il nous della coscienza specifica diviene il nous della coscienza universale, è terminius, raggiunge l'assoluto, raggiunge il termine. Mimesi è anche ciò che viene generato all'interno dell'essere natura. Ciò che viene generato è imitazione del nous che lo ha generato. È lo stesso stampo della specie a cui appartiene, ma non è il nous dell'essere che lo ha generato, ma ha lo stesso stampo, tutti gli elementi attraverso i quali costruire il proprio nous. Lo stampo
è della specie, è mimesi del nous che lo ha generato, ma la coscienza di sé che è stata generata accumula potere di essere, accumula e accresce il proprio nous, sfrutta la possibilità della propria esistenza per conquistare la propria eternità. È mimesi del nous, ma è elemento generativo del nous. Questo è il significato per cui dall'apparenza di nous scaturisce qualche cosa di corporeo, emanazione di un altro nous, che diverrà nous universale esso stesso. Qualcosa non diventerà nous universale, e sono le centinaia di uova di esseri storione che non potranno, per qualunque motivo, cogliere la loro opportunità. Essi rimarranno esperimento di nous, tentativo di nous. I tentativi hanno sempre la loro riuscita, anche se l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza a volte può essere frustrante. E questa imitazione del nous non è altro che l'intento, cioè l'intento di ogni molecola di energia vitale è quello di trasformarsi in coscienza. Una volta che l'intento di ogni molecola di energia vitale è quello di trasformarsi in coscienza, è quello di dare l'assalto al cielo, cioè di espandere se stesse. E questo ci divide il paganesimo, il concetto dei pagani, dal concetto dei cristiani. Perché i pagani, avendo una coscienza di sé che dà salto al cielo, la coscienza di sé che dà salto al cielo è un Dio, determina se stessa, dice io esisto e chiama a raccolta il cielo affinché l'aiuti nel suo assalto. Per cui tutti gli elementi sono all'interno della materia, sono all'interno della coscienza, sono all'interno delle cose. La divinità è nelle cose, è nell'intento, è in necessità della trasformazione. A differenza del cristianesimo, dove tutte le determinazioni sono esterne, tutto appartiene a un oggetto esterno, a una divinità davanti al quale mettere in ginocchio gli esseri. E questa è la differenza essenziale che c'è fra il paganesimo e ogni religione rivelata. Beh, che poi tra l'altro sai che tutto è nella materia, non è soltanto più un'affermazione nostra. Cioè nel senso che io ho recuperato un testo di un autore, che è un docente di chimica all'Università di Siena, e nel suo libro fa un'affermazione molto bella, che dice fa il sacro è nella materia. Professore di chimica, che è un'ottima considerazione, insomma. E attenzione, noi col termine materia, noi indichiamo la materia, quella che viene comunemente detto materia, ma le cose che esistono, cioè anche lui lo poi vitale, lo spiega, dice, è nel mondo, cioè all'interno delle cose, insomma. Cioè, per noi l'energia vitale è materia, perché la materia non è altro che una percezione diversa dell'energia vitale, per cui quando noi usiamo il termine materia, non lo usiamo dal punto di vista meccanicistico della pura terra che palpiamo, ma usiamo per definire l'esistente, l'insieme delle cose. Sì, cioè, difatti, ma questo significa che riconosce che il sacro è all'interno, non è buttato dentro come una creazione che è il Dio che crea le cose e poi gli dà un'anima. Cioè, esatto. Qua significa che proprio le cose hanno una loro anima, hanno una loro funzione e hanno una loro coscienza, non introdotta, ma esistente e legata alla cosa. Con tutto questo mazzo che ci stiamo facendo con gli oracoli caldaici, che sembrerebbe una cosa irrilevante, una cosa di poco conto, in realtà va a definire la differenza concettuale che esiste fra il paganesimo e fra il paganesimo e il cristianesimo, fra la stregoneria. Cioè, altrimenti come può operare la stregoneria, come può operare le trasformazioni se tutto è determinato da un ente esterno, da un oggetto esterno davanti al quale tutto deve piegarsi? Chiaramente la stregoneria non ha nessuna ragione di esistere, perché tutto si piega all'oggetto esterno, è l'oggetto esterno che determina i comportamenti. Ma la stregoneria può esistere perché è la stregoneria che determina le cose e determina le variazioni dell'esistente. Infatti qua l'autore dice, la natura non è mai uguale a se stessa, cambia e cambiando manda flussi di informazioni continue alla mente dell'uomo, mentre l'uomo con le sue scelte colloca con la natura, la modifica e si modifica. Quindi due entità, uomo e natura, in continua reciproca informazione. Esatto, cioè, in reciproca informazione. Detto da un chimico è una missione non... Che potete estendere come reciproco fare divino, reciproco flusso di energia vitale, reciproco flusso di fenomeni, reciproco camminare insieme nell'infinito dei mutamenti. Sì, ma questo dimostra che anche nell'ambito scientifico le nostre valutazioni sono più attinenti che quelle della creazione. Sì, indubbiamente questo. Passiamo al frammento 70. Una natura inesausta governa i mondi e le azioni, affinché il cielo, traendo ogni cosa, corre il suo corso perpetuo e il sole rapido vada intorno al centro come suole.
Bene, e ricollegandoci al frammento precedente, è una natura inesauribile che continua a produrre coscienze di sé, è l'essere natura che governa i mondi di cui è parte, alimentando la formazione delle coscienze di sé sulla superficie del pianeta. Cosa trae il cielo dal lavoro di un essere natura? L'arricchimento dal contributo della crescita delle coscienze di sé, dell'essere della natura. L'essere cielo, Giove, la coperta dell'essere terra, traggono beneficio dall'esistenza di coscienze di sé e di consapevolezze che sulla superficie dell'essere terra si generano, si arricchiscono e si trasformano. È perpetua l'esistenza, il moto delle trasformazioni dell'essere cielo, come è perpetuo, per quanto riguarda gli esseri umani, il moto dell'essere sole. E il sole rapido vada intorno al centro come suole, come normalmente fa. L'essere sole alimenta se stesso attraverso le proprie determinazioni e seguendo le condizioni che ne imprimono il moto, egli agisce all'interno di quel moto, esercitando le proprie determinazioni, col risultato che esercitando le proprie determinazioni alimenta un essere natura che inesausta alimenta l'essere cielo e l'essere sole nelle sue trasformazioni nell'eternità dei mutamenti. L'essere natura governa i mondi di ogni presente, in quanto è generatrice di ogni presente. Le azioni degli esseri dell'essere natura costruiscono e determinano i presenti futuri. Quelle azioni, quelle trasformazioni arricchiscono sia l'essere cielo che l'essere sole. Questa è la relazione dialettica di ogni trasformazione intesa dal punto di vista del paganesimo politeista. Gli dèi costruiscono le relazioni che porta alla costruzione della coscienza di sé nell'eternità dei mutamenti. Questo è possibile solo nella misura in cui si riconosce che ogni ente che contribuisce a costruire il presente proiettandolo nell'eternità dei mutamenti è esso stesso un Dio. E quando diciamo il sole rapido vade intorno al centro come suole, come centro non intendiamo la Terra, per cui stia tranquillo Galilei, non saremo noi a processarlo. In realtà ogni oggetto celeste che esiste, ogni cosa nell'universo si muove attorno a un centro più o meno reale, più o meno ipotetico, ha dei moti, ha delle trasformazioni continue. Bene, passiamo al frammento 71, ed è brevissimo. Vantandosi d'armonia di luce, punto, punto, punto. Chi è in grado di vantarsi di una luce armonica? Chi è in grado di vantare l'armonia che dà le infinite note nell'eternità dello spazio? È solo il Dio, è solo il costruttore di se stesso che ha superato le contraddizioni attimo dopo attimo. Solo costui può vantare se stesso, e per vantare se stesso non si intende millantare. Vantare significa sfidare la morte del corpo fisico, significa essere in grado di danzare la danza dell'eternità. Ecco, il Dio ha finito le trasformazioni sul piano fisico, ecco la morte è giunta a cogliere la sua vita, le sue trasformazioni, ecco la morte brandisce la sua falce, ma il Dio non porge la testa. Il Dio brandisce la sua spada tricuspide ed affronta la falce della morte. Ecco, il Dio danza la sua battaglia. Ecco, il Dio danza la sua battaglia, danza le figure della sua esistenza. Il Dio affronta la morte con tutte le contraddizioni superate nella sua esistenza e attraverso le quali ha costruito se stesso. Ed ecco la spada tricuspide del Dio abbattersi sulla morte. Ecco la spada tricuspide del Dio spezzare la falce della morte. Ecco la morte piegare la sua testa sotto i colpi delle folgori del Dio. Ecco la morte che si accontenta dei resti del corpo fisico e ripiega su se stessa. È giunta la sconfitta della morte. Il Dio, vantandosi d'armonia di luce, prosegue nell'eternità dei mutamenti. E questo è il commento al frammento 71. E passiamo al frammento 72. Io, la divina, sono giunta armata da capo a piedi di tutte le armi. Ed è tutto qua il frammento 72. Io, Ecate, l'essenza divina della vita, sono giunta armata da capo a piedi di tutte le armi che ho costruito nelle contraddizioni per affrontare l'ignoto infinito che mi sta di fronte. Dell'ignoto infinito che mi circonda non ho paura, non sono avvolta da timore reverenziale, perché nella vita che ho conosciuto ho forgiato le armi per poterlo affrontare. Sono giunta armata perché la vita mi ha armata. Sono giunta forgiata perché la vita mi ha forgiato. Non sono scappata quando le contraddizioni della vita mi hanno avvolto.
dal momento che sono uscita dal grembo di Rea e l'aria bruciante invase i miei polmoni, non ho subito senza ribellione. Io ho serrato i pugni e lanciato il mio flebile grido di guerra al mondo. Mia madre mi ha guardato compassionevole, cieca e muta, rassicurandomi col battito del suo cuore, ma io non stavo piangendo di afflizione, emettevo l'unico grido che ero in grado di emettere e stringevo i pugni della mia impotenza per lanciare gli strali della mia volontà al mondo. Da allora ho arrancato giorno dopo giorno ed ora sono la divina Ecate che dal giorno della nascita ha forgiato battendolo attimo dopo attimo la propria volontà per armare da capo ai piedi la propria anima. Sono giunta, sono la divina, sono Ecate, pronta ad entrare nell'Olimpo o nel Valhalla per continuare le trasformazioni nell'infinito. O Dei, aprite le porte delle stanze dell'eternità, altrimenti le abbatterò le porte. Io la divina sono giunta, armata da capo ai piedi di tutte le armi. E questo è un canto di eternità. E passiamo al frammento 73. Frammento 73 e frammento 74. E là ci fermiamo per oggi. Frammento 73. In questi è il primo corso sacro, in mezzo quello dell'aria, per terzo viene quello che riscalda la terra nel fuoco. A questi tre principi possenti è sottomessa ogni cosa. Tre elementi sono la base dell'esistenza dell'essere natura: l'energia vitale che dall'essere sole giunge verso la terra, la coperta dell'essere terra Giove e l'essere terra stessa. Da questi tre elementi dipende la vita di tutti gli esseri della natura. Perché il primo è sacro? Perché l'essere sole è l'entità. L'essere sole è la più grande coscienza di sé in questa parte dello spazio e nell'essere sole si concentrano andando a confluire tutte le coscienze di sé e le consapevolezze che si formano nel nostro sistema solare. Riscaldare la terra nel fuoco, il fuoco della vita, della coscienza di sé e della consapevolezza che pervade l'essere terra e l'essere cielo che funge da scambio dell'energia vitale, quella che arriva dall'essere sole all'essere terra e quella che dall'essere terra si disperde nello spazio. Prima della nascita dell'essere natura, che altro non fa che sfruttare l'energia vitale che dallo spazio giunge all'essere terra e che dall'essere terra si disperde nello spazio, questa funzione era svolta dall'essere cielo, Giove. Poi nacque l'essere natura, per il suo sviluppo trasformò l'essere cielo, per il suo sviluppo trasformò l'essere terra, per il suo sviluppo cambiò l'essere sole, chiamò l'essere sole a camminare al suo fianco. E l'essere sole, il primo corso sacro di quanto è l'energia vitale manipolata attraverso la sua coscienza di sé e la sua consapevolezza che fornisce la base per la vita dell'essere, della natura. Lo stesso discorso deve essere fatto anche per l'essere terra, in quanto madre generatrice di viventi, e lo stesso discorso deve essere fatto per l'essere cielo, senza il quale la vita, come noi la conosciamo, non potrebbe esistere. Partendo dal punto di vista dell'essere natura e degli esseri che ne sono parte, possiamo dire: a questi tre principi possenti è sottomessa ogni cosa. Per sottomissione non si intende la sottomissione gerarchica, ma la conseguenza alla condizione senza la quale quella cosa non esisterebbe, o almeno non potrebbe esistere nella forma che noi conosciamo. Non una gerarchia sociale o socialmente riproducibile, ma una conseguenzialità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E queste sono le condizioni per cui possono nascere gli dèi. Gli dèi della natura nascono solo perché esistono queste tre condizioni: l'essere terra, l'essere cielo e l'essere sole. Queste tre, senza queste tre condizioni noi non esistiamo. E sfido chiunque, anche la scienza, a mettere in discussione questo. E passiamo all'ultimo frammento per oggi, frammento 74. Due parole sole, puntini puntini, principio sorgivo. Il concetto di principio sorgivo è un concetto religioso proprio del paganesimo politeista. Sorgere o sgorgare da qualche cosa è la formazione o la trasformazione di un oggetto cosciente di sé col contributo di chi manipola quell'oggetto. Per questo la nascita è un momento sorgivo, dove l'essere madre, che genera, è una fonte che pone le basi per la costruzione di una nuova coscienza di sé. Così la fonte costruisce una coscienza di sé divina. Ella è un principio sorgivo di coscienza di sé, di cui la ninfa, di quella fonte, è la rappresentazione figurata della formazione della coscienza di sé che attorno a quella fonte si forma. Il concetto del sorgere è un concetto in contrapposizione del concetto del creare.
Nel sorgere c'è una trasformazione che genera, nel creare dal nulla non esiste un principio sorgivo, ma una dipendenza del creato dalla volontà del creatore. Una dipendenza che tende a proiettarsi nei mutamenti fino all'annientamento della vita stessa. Il principio sorgivo è il principio generante tramite fusione e soprattutto determinazione soggettiva. L'araba fenice con la quale gli dèi mi hanno salutato non sorge dalle ceneri per una volontà esterna, ma per la volontà di trasformazioni che ella stessa impone attraverso le essenze cenere di compattarsi. Ai ai ai, sto perdendo colpi. Qua mi sa che c'è qualcosa che non va. Ma per volontà di devo correggere dopo, che ella stessa impone attraverso le essenze cenere. No, c'è un errore. Se fosse l'essere, la volontà delle cenere. La volontà di compattarsi e di continuare un nuovo cammino, un nuovo volo nell'infinito dopo una sconfitta che ha arrestato una sequenza dei mutamenti. Praticamente la sequenza dei mutamenti è stata arrestata e diventata cenere, risorge l'araba fenice per un nuovo percorso. Questo era il concetto, dopo lo sistemerò meglio comunque. Dunque, principio sorgivo, comunque usato, è un principio proprio del paganesimo politeista. E qui per oggi ci fermiamo e sfido chiunque a discutere sugli oracoli caldaici. No, chiunque, sfido anche perché il commento è mio, per cui nessuno sapeva manco cose. Ho chiesto a qualcuno, gli ho detto a qualcuno, commentare gli oracoli caldaici. Ah, fai astrologia. Bene. Per questo siamo arrivati al frammento 75. Ci fermiamo qui e andiamo avanti con altre cosette. E non aggiungo commenti, dopodiché ve li ripassate dalle registrazioni. Oppure vi comprate i libri quando saranno in vendita. Sì. Vai pure, Francesco. Va bene. Allora, se vuoi, quando vuoi, potremmo andare via anche le telefonate. Sì. Ma io prendo... Visto che siamo in periodo estivo e penso che gli ascoltatori abbiano più tempo per leggere, vorrei consigliare a un autore un po' particolare, che sarebbe la trascrizione a quello che dice l'autore di un manoscritto della moglie del cosiddetto Sant'Agostino, cioè della Chiesa Cattolica. E il libro è della Longanesi e l'autore, il curatore è Jonas Gardner. Il libro si chiama Vita Brevis e sarebbe gli scritti che la moglie di Sant'Agostino, abbandonata perché Sant'Agostino era praticamente, aveva corso di Edipo verso la madre, poi morta la madre scappò dalla moglie per andare a vivere con una bambina di 11 anni, infatti da quale cosa di pedofilia verso Sant'Agostino. E qua c'è tutte le epistole che la moglie manda a Sant'Agostino e lo demolisce. E tenendo conto che questo testo fu scoperto da un antiquario, l'autore lo acquistò, lo fotocopiò e lo mandò in Vaticano per una valutazione sul tipo di scrittura e a che età potesse corrispondere. Il Vaticano ha sempre negato di aver ricevuto questi manoscritti, perché demoliscono molto bene Sant'Agostino, soprattutto la sua opera che sono le Confessioni. C'è una frase che in copertina che riporta fra virgolette fa: non credo in un Dio che per salvare l'anima di un uomo costringe una donna a sprecare la propria vita. Questa è la frase attribuita alla moglie di Sant'Agostino. E in tutta quanta l'opera, in tutte quante queste lettere, lunga lettera della moglie a Sant'Agostino, ci sono continue citazioni di quello che Sant'Agostino dice con tanta stupidaggine nelle sue Confessioni. E praticamente ne esce un Sant'Agostino proprio fatto a pezzi, d'altronde non, cioè dal punto di vista filosofico. Non c'era problemi. Esatto, sì. No, ma questa è una testimonianza molto bella fra i problemi esistenziali che aveva Sant'Agostino e cosa andò a elaborare, e su cui si fondò la Chiesa. Difatti appunto la moglie, avendo in particolare più intimi, non ha problemi a rinfacciarli quello che lui era, quello che è diventato e quello che affermava. E d'altronde la moglie stessa, utilizzando interi passi delle Confessioni di Sant'Agostino, le riporta testuali e poi le commenta e le demolisce. E allora, visto che Sant'Agostino purtroppo la Chiesa Cattolica lo spinge e lo cita come padre della Chiesa, è giusto andare a capire da dove è partito questo padre della Chiesa, che aveva la mania della continenza, dell'avversione alla sessualità ed altre tutte quante varie pazzie.
Io consiglio appunto agli ascoltatori di leggersi questo libretto proprio perché serve a dimostrare un attimino lo squallore esistenziale, i problemi fondamentali che erano alle spalle, che erano dietro Sant'Agostino, e questo costruire delle confessioni che sono veramente delle atrocità, delle mostruosità, delle cose oscene, perché affermazioni tipo lui disprezzava di essere nato perché diceva sono nato tra le feci e l'urina. Addirittura ci arrivò a fare queste affermazioni. D'altronde la moglie lo dimostra chiaramente con le citazioni delle confessioni come era ridotto in miseria dal punto di vista esistenziale Sant'Agostino. Allora, questo è che non è una lettura impegnativa e serve a demolire un padre della Chiesa, a demolirlo proprio anche perché la moglie, non comprende il motivo dell'abbandono, si diede allo studio della filosofia. E di conseguenza cercò di approfondire il più possibile le tematiche della filosofia per comprendere a cosa si era votato questo suo ex marito. E leggendo le sue confessioni se ne accorge proprio di tutte le affermazioni assurde che fa. Purtroppo la moglie risente già di una formazione leggermente cristiana proprio perché ogni tanto tira fuori il discorso del Dio creatore. Però sostanzialmente la moglie rimane pagana e soprattutto amante della filosofia pura, non vincolata e non legata a dei preconcetti. È una donna, è una persona. No, e questo è fondamentale. Di conseguenza è una lettura che serve proprio a capire lo squallore esistenziale in cui stanno dietro, che sta dietro e che si portano dietro i padri della Chiesa e sul terrore che loro hanno costruito, sulle menzogne che hanno edificato. E tutti adesso sentiamo parlare benissimo di questo Sant'Agostino. Andate a leggervi che cos'era veramente e le affermazioni assurde che ha fatto, perché purtroppo la gente, ma forse ha anche ragione, non ha lo stomaco di perdere tempo di andarsi a leggere le sue confessioni. Io che lo conoscevo Sant'Agostino già per un'altra opera, leggendomi le citazioni delle sue confessioni, proprio mi sono accorto della follia, della perversione, della malvagità che c'era dietro questo uomo, che era il padre della Chiesa, giustamente. E questo proprio dimostra chiaramente anche lo squallore esistenziale e anche lo squallore. Dai il titolo del libro. Allora, il libro si chiama Vita Brevis e il curatore è Justin Gardner e l'editore Longanesi. È uscito quest'anno, mi sembra sia del 99 il libro, è una novità assoluta, nel senso che è facilmente trovato appunto perché Longanesi è una casa ben distribuita. È proprio l'edizione del 99. Ecco, comunque si chiama Vita Brevis e io lo consiglio di leggerlo proprio perché ne vale la pena. Joe proprio per... di Jimmy. Sì, come no, ciao. Francesco, una cosetta, gli ricordiamo del grande re di spavento che doveva arrivare in questi giorni da parte di Nostradamus, che avevo detto che era una cazzata. Bene, era una cazzata. Vi ho detto che era già finito, era già passato. Ecco, tutto il resto basta, sì, c'è altro da aggiungere, no? Vai pure avanti, sì, no, Francesco, tanto qua. Ma difatti io pronto. Avevo detto appunto che era la fine. Roberto. Ciao Roberto. Ascolta Claudio, ho sentito prima che parlavi con Franco che siete anche su internet. Per cortesia, appena ho messo giù il telefono così sento meglio, puoi dirmi il sito o i siti dove possiamo visitare? Volentieri, te li do tutti. Ciao, buona trasmissione. Francesco, il sito allora, internet. Allora, io per comodità ne do uno, poi da ogni sito è possibile raggiungere gli altri. Ecco, chi vuole esempio le conferenze di Claudio sono sul sito della Tiscalinet, perciò Tiscali li trovo facilmente. Io do quello dell'indirizzo dell'istituto e poi uno a cascata tramite delle pagine dell'istituto, sono i links, può andare sugli altri siti e sulla mailing list. Allora, il sito fondamentale è http://utenti.tripod.it/studi politeisti. E questo qua ci arrivate tranquillamente. Poi all'interno del sito c'è un links con gli altri siti. Con i motori Virgilio, motori sì, Licos, Alta Vista, comunque Alta Vista, se voi andate su Alta Vista e scrivete Studi Politeisti in lingua italiana, usciamo noi come primi tre siti, perciò anche tramite Alta Vista raggiungete tranquillamente ogni sito. Perché ad esempio chi vuole le conferenze di Claudio sono su un altro sito,
però tramite il nostro sito principale gli altri tre siti sono raggiungibili senza nessun problema. Ciao, buongiorno. Buongiorno, niente, mi vorrei solamente a fare una dimostrazione più o meno di quel che accade, no? Se posso farla. Tanto allora, parla. Allora, la gente ricca qua del posto, vedo io, no? I famosi bacanotti, però al momento bacanotti così. Ne mancava il prete in paese e lui si andava a comprarsene uno. E si andava a comprarselo, cioè si andava tramite il vescovo di Vicenza, si andava e ne trovava pure uno dal Brasile. Vedo io? Sì. Allora, questo qua, per carità, sarà bravo come chi mi conta a fare la messa a chiedi, però è già un inghippo. Quando che si mette a fare la predica, io no, non so, comincia a ballare il samba praticamente. Però tutta la gente va. Ecco, questo, cioè, siamo arrivati a mio parere, io no, che l'alta burocrazia, io no, se compra il prete, pur d'averlo nella parrocchia. Sì, sì, ma... Cioè, questo è tutto quel che mi volevo dire, insomma. Ciao, grazie, ciao. E buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao. Sì, in effetti stanno arrivando un po' di preti dal Canada, dal Brasile, America Latina, dall'India, suore specialmente, dall'Africa, cioè, perché stanno riempiendo i vuoti che c'hanno qua in Occidente. D'altronde, voi pensate che in India e in Africa è un mestiere come un altro, sì. Bisogna pur mangiare, però ricordatevi lo squallore, bisogna pur mangiare, dicono loro. Loro hanno il diritto di mangiare, ma sta altri che offrono sta roba, pensateci. Basta pensare solo quello che riesce a fare con l'ordine di Madre Teresa di Calcutta per poter tirare su suore a non finire. Poi come vengono gestite, con quali scopi, lo sappiamo benissimo. Chi parla? Dica. Senta, io sarei il famoso cristiano che voi tanto vituperate, no? No, noi non vituperiamo, definiamo soltanto. Assassino, voi... criminale, farabutto. Perché voi pagani l'avete così quei cristiani? Perché voi ci avete macellati? Menti, i cristiani non hanno... Perché pure... voi ci avete macellato? Perché avete alzato i roghi? Perché avete sterminato 200 milioni in Africa? Perché ne avete sterminati 120 in America Latina? Così, per divertimento? Solo perché ve l'ha ordinato il macellaio di Sodoma e Gomorra? Solo perché ve l'ha ordinato il pazzo di Nazareth? I cristiani vi porgono l'altra guancia. No, tu sei un macellaio. E ogni cristiano è responsabile di assassinio per partecipazione morale. Avete il diavolo in corpo voi? Sì, certo. Ah, bene, ciao. Ottimo. Bella. Cioè, a questo punto poi arriveranno gli esorcisti, dopo gli esorcisti non potranno esorcizzare, allora i roghi. Chiariamoci una cosetta. Uno può anche essere cristiano, può fare quello che vuole, ma se viene da me a esaltare il cristianesimo, che io ho il respiro di libertà, che ha attraversato ogni essere umano, che è stato messo sui roghi, che è stato massacrato in America Latina, che è stato massacrato in Africa, da Giordano Bruno a tutti gli altri, perché è facile dire Giordano Bruno o Galilei, ma è migliaia di donne che non potevano difendersi, migliaia di ragazzini, migliaia di popoli che sono stati sterminati. E se tutti vengono a esaltarmi il cristianesimo, è un'offesa, la peggiore delle offese. Pronto? Pronto? Sì? Tu lo sai come mi parli? Come no? O serio o butto giù? Butta su ora. No, dai, breve, dai. Ma ti pare che con l'atteggiamento che hai avuto con quel signore ti dici o serio o butta giù? Ti pare essere serio te? Prova a ragionare un momentino. Va bene, dai. Che sia che non sia cristiano quello, che diritto che ne hai tu ti offenderlo? Io non l'ho offeso, l'ho definito. Non ti ho detto niente, scusa. Scusa, sai, lui dice di essere cristiano, dunque è un assassino. È colpa mia se è lui che ha detto che sono cristiano. Ma tu, quale diritto ti arroghi di giudicare una seconda o terza persona? Come no? Io sono il figlio del respiro di libertà di tutta l'umanità. Ma tu, tutta guarda, l'umanità è esistita solo perché io facessi questo. Guarda i tuoi peccati, perché sì. Tu, guarda i tuoi, forse tu dici che hai dei peccati, pensa guarda ai tuoi. Io sono buono. Appunto, io non giudico, io ho detto solo che guarda. Va bene, dai. Io non giudico. Va bene. Ecco, i tuoi peccati non li abbiamo, li avrai tuoi. Toso, ma ho sento per dialogare con i bisati, vai sette volte sette attraverso le sette porte universali. Sì. Puoi fare anche mille porte. Noi prendiamo l'ascensore. Ma Francesco, sei peggio di te. Quello che fai una domanda te mi hai fatto te. Ah, guarda che sei più grosso di me, Ma guarda che mi fai anche bau, cioè se benissimo una persona mi fai anche bau. Va
più alto di 1,80 m, tu che parli di statura, eh? È più alto di 1,80 m. Vabbè, ma pensa come fa Sabau. Ciao, coraggio a confrontarsi con me a darmi pari. Mi sono 1,60 m, però so cintura arancione. Ma de cosa? De banane? De banane, vabbè. Tosa, guarda che ho fatto tosa sani del judo, sì. Tosa. Sì, ma vabbè. Dove fa qualcos'altro di meglio, forse avere un'evoluzione spirituale migliore. Non ti è servito molto. Non ti è servito molto, dice qualcuno giustamente, ma se forse se facevi qualcos'altro per te stesso, per usare la testa meglio, era meglio. Ascolta. Dai. Devo domandare, se vuoi che ti faccia qualche domanda che ti imbriago. No, non sto a fare nessuna domanda. Ecco, è ora e mese che vuoi rimporre capziosamente agli altri qualcosa per dire chi sei nella giusta, nella sbagliata strada. E te si a parlare con uno che proprio... Com'è? Va bene, dai, concludi, super piacere. Ma non vedi che ha un concetto ristretto, da uno spazio minimo. Sì, ma è un problema nostro, non è un problema tuo. Tu fai vedere il tuo concetto largo, dai. Va bene. Te faccio solo questa domanda ora. Vabbè. Perché la libertà di un essere finisce dove inizia? No. La libertà è assoluta. Banane, ti basta che ti siamo solo detto. Perché voi altri ti sei solo che banane? Sì, vabbè, d'accordo. Come non detto. Ciao. Ma c'è un gatto maniaco armato di banane. Pronto, sono Alessandro. Oh, ciao Alessandro. No, Alessandro, mi spiace, magari insultare una ragazza per telefono. E Alessandro non parla più. Pronto? Sì? Ciao, ascoltami, sono Nicola. Niente, non ho la radio, quindi parlami per telefono, per favore. Sì. Volevo sentire, perché prima ho sentito un attimo di Madre Teresa di Calcutta. Sì? Sì, che ho sentito anch'io delle storie che non erano molto buone, insomma. Mm. Però c'è una mia ragazza che non ci credo assolutamente.